Siamo con Luigi Canova, tesoriere delle botteghe di Clusone. Si è ormai conclusa la raccolta firme dell'ex Mirage. Quante adesioni avete raccolto e poi ricordiamo che cosa chiedete con questa raccolta firme? Allora, la raccolta firme è andata oltre le più rosee previsioni. Abbiamo raccolto più di 3.100 firme, adesso dobbiamo fare i conteggi finali. Praticamente la gente, quando spiegavamo, capiva benissimo qual era il problema e aderiva entusiasticamente a questa raccolta firme, che serve appunto, noi chiediamo di mantenere nell'area Mirage la destinazione originaria, cioè l'area di interesse pubblico, il parcheggio, e di creare un vero centro di aggregazione che, come potrebbe essere cinema multisale e altre costruzioni ludiche e ricreative che possono servire ai giovani e alle famiglie a restare sul territorio, a vivere pienamente la nostra città. Ovviamente un grande supermercato sarebbe deleterio per tutti, anche perché di supermercati è piena la valle, anche a poche decine di chilometri, e degli splendidi comuni una volta sono devastati da queste grandi costruzioni che praticamente mutano la vera aggregazione dei cittadini e creano delle sfasature orrende. Adesso con le firme che avete raccolto che cosa farete? Ora queste firme chiederemo un colloquio agli amministratori e presenteremo le nostre istanze, dove chiederemo appunto di mantenere in quell'area la destinazione a cui era destinata. Cosa proponete per spingere la proprietà a mantenere la destinazione attuale? Beh, è ovvio che l'amministrazione, riconoscendone il valore aggregativo dell'area, deve per forza facilitare la proprietà in vari modi, sicuramente non obbligando la proprietà a fare delle rotonde faraoniche che anche già la commissione edilizia ha bocciato, anzi bisognerebbe incentivare la proprietà ma esonerandola dagli oneri e anche esonerandola dal pagamento dell'ICI, perché quell'area ha un valore aggregativo molto importante per tutta l'Alta Valseriana.